Io li avevo vomitato 7-8 volte pure. Allora ci chiedono il momento più emozionante e il momento più divertente, ovviamente non solo di questo tour ma di tutte le date in generale. Allora, per quanto mi riguarda, ma penso che valga anche per voi, più emozionante Milano, perché comunque eravamo assieme ad amici, parenti. Quindi Teatro Nazionale di Milano l'anno scorso. Teatro Nazionale di Milano, io l'ho sentito molto. E tu non hai nemmeno pianto. No, nemmeno pianto. Simone di nascosto ha fatto una clip, maledetto, col telefono in tasca. In quel momento Dada non si è sentito abbastanza. No, per me quello più emozionante è stato il debutto di 2 giorni fa a Sanremo. Cioè, debuttare all'Ariston, che è sempre solo visto in TV, per me è stato incredibile. Se volete io vi posso dire quello più divertente è quando è finito il tour, perché abbiamo intascato i soldi. No. Non penso sia una risposta. Non penso sia una bella risposta. Quanto dura lo spettacolo? Dipende. Può durare 5 minuti, come 2 ore e mezza, come 1 ora e 20. Tutto dipende dagli impegni che ha Riccardo in serata. Dall'ora e 40 in su. Ora e 40 in su. Dipende quanto Simone decide di maltrattare le persone del pubblico. Ieri è durato 2 ore e 10, per esempio. Staremo 1 ora e 40. Dipende. Sì. Ogni serata è a sé. Dipende dal coinvolgimento che c'è. Ci sono spettacoli che non sono ancora terminati, vi dico questo. Esatto. C'è molta improvvisazione, quindi è molto variabile di conseguenza. Hai capito la battuta che ho fatto? Assolutamente no. Com'è stata la prima volta sul palco? Ce la ricordiamo? Sì, sì. Assolutamente. Assolutamente. Io personalmente ero super in panico. Sì. Io lì avevo vomitato 7-8 volte pure. 7-8 volte. Più che altro non ci eravamo preparati nulla, quindi totalmente a caso, buttati su un palco davanti a 500 persone, però in qualche modo ce la siamo cavati. Che ci lanciavano pomodori, schegge di chiodi. Non è vero. Gente pericolosissima a teatro, è stato quello il motivo per il quale abbiamo continuato. Molta tensione. Troppa tensione. Tutta tensione. Mi chiedono come siamo diventati amici, ma soprattutto se ci vogliamo bene oppure se litighiamo spesso. Io e Dada ci siamo conosciuti a calcio e con Simone direttamente sul web facendo video su Facebook, anni or sono ormai, e ovvio che ci vogliamo bene, se no non funzionerebbe il tutto, però è anche giusto litigare, soprattutto perché discutiamo spessissimo sugli orari di partenza per andare nelle varie date. Io voglio partire tardissimo, Simone prestissimo, Dada è una via di mezzo. Qual è l'esperienza di M peggiore della vostra vita? Ma perché dobbiamo adesso regalarle qui a Web che ci piglia le cose, c'è posta poi? No, se volete ascoltare le nostre esperienze DM peggiori, venite a teatro. Link in descrizione nei nostri profili Instagram. Vi aspettiamo.